Ecco, buongiorno a tutte e a tutti. Sono Massimo Leone, direttore del Centro per gli Studi Religiosi della Fondazione Bruno Kessler. Continuiamo con un nuovo appuntamento nel nostro seminario annuale 2023 su Embodiment and Disembodiment in Religion and Ethics. E oggi abbiamo una conferenza molto attesa da parte di una nostra ricercatrice, se mi posso permettere, vale a dire Valeria Fabretti, che anima tutta un'area di ricerca all'interno della fondazione, in particolare su religione e spazialità, e in effetti oggi ci presenta una relazione intitolata Room on the Broom, spazio e materialità nella performance del rispetto, e rispetto essendo un altro tema sul quale Valeria sta lavorando molto. Tutti la conosciamo benissimo, ma permettetemi di ricordare la sua biografia accademica e ricercatrice presso il Centro per le Scienze Religiose della Fondazione Bruno Kessler, dove ha coordinato molteplici progetti di ricerca sui temi del riconoscimento delle minoranze religiose, della discriminazione e della educazione alla diversità. Attualmente coordina il programma di studio Gli spazi delle religioni, della spiritualità e delle spiritualità, luoghi, dispositivi e pratiche di incontro e riconoscimento nelle società plurali, e il progetto Teseo, finanziato da Caritro, che indaga i luoghi delle religioni sul territorio trentino e le possibilità aperte per la creazione di spazi multifede in contesti fisici e virtuali. Ieri abbiamo sentito anche di questo nuovo progetto, sempre finanziato da Caritro, Cicatrici, che parte adesso. È stata anche assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche di Sapienza Università di Roma e il Centro Studi sulla Società Postsecolare dell'Università di Roma Tor Vergata Ateneo, presso il quale insegna da diversi anni anche sociologia generale. Le do subito la parola, la ringrazio per questa partecipazione al nostro seminario. Grazie Massimo, grazie a tutte e tutti per la vostra presenza oggi. Spero si senta bene. Davvero un'occasione per me preziosa perché il percorso che vorrei presentarvi oggi affonda sicuramente le radici negli studi condotti fino adesso, ma è un po' un work in progress rispetto a una serie di piste di ricerca, di domande di ricerca che vorrei seguire, rispetto alle quali appunto sento la necessità, insomma, di sondare la consistenza e quindi questo confronto davvero per me si pone come occasione preziosa. Dicevo, naturalmente c'è un filo rosso rispetto alla tematica che oggi affronterò, considerando un po' tutto il mio lavoro di ricerca teorica ed empirica che ha riguardato in diversi modi comunque il tema della coesistenza, della convivenza con presenza tra diversi. Grazie. Poiché non vi vedo, vi prego appunto di interrompermi o segnalarmi eventuali problemi nel collegamento. La breve premessa che vorrei fare è diciamo, opportuna per giustificare il perché di questo percorso che vi propongo oggi. Cioè, il punto di partenza è sempre, come dicevo, il problema della convivenza e non solo le mie ricerche, ma limitate, insomma, ad alcuni angoli e sfaccettature della questione, ma numerosi dati che comunque sono sempre parziali, non entrano in questioni metodologiche oggi, ma comunque sono specchio di fenomeni, insomma, ricorrenti nella nostra società, ci parlano di una diffusione appunto di processi di discriminazione, il caso dell'odio, ne abbiamo parlato, abbiamo affrontato il tema più volte anche in questo contesto, nel contesto dei seminari del centro. Sembrerebbe appunto che questi diversi dati che fotografano sempre più precisamente anche la realtà italiana ci restituiscano ancora appunto un gap, diciamo, tra standard che ormai in termini normativi siamo inclini a riconoscere rispetto alla convivenza e gli assetti reali, non solo talvolta persino dei sistemi giuridici, ma anche
appunto dei processi sociali e culturali. Uno su tutti, il principio del freedom of religion and belief, che ovviamente è un principio, uno standard appunto condiviso, che è ben lontano dall'essere, dal vedersi implementato e realizzato nei gangli delle nostre società. Ora, qualsiasi ragionamento, insomma, sull'intolleranza, per così dire, nelle nostre società sarebbe senz'altro parziale e inefficace se non si indirizza anche agli aspetti più strutturali delle disuguaglianze e dei diritti. Io oggi invece, come in passati miei studi, mi dedicherò più all'aspetto sociale, all'aspetto delle relazioni tra le persone, tra gruppi, diciamo, per usare una formula condivisa, la relazione tra estranei. Quindi questa fatica nei confronti della diversità, dell'altro sconosciuto, soprattutto nel caso dell'alterità più radicale, che continuiamo a toccare con mano, e diciamo, tassello ulteriore che condivido, sul quale anche vorrei poi un po' sapere la vostra opinione, che mi sembra di poter osservare nel dibattito pubblico, nel discorso pubblico, è una ricorrenza di confronti. Abbiamo parlato diffusamente nello scorso anno del fenomeno della polarizzazione, di confronti che appunto si assestano su una radicalizzazione delle posizioni e che non sembrano essere capaci di non sembrano possedere alcuna efficacia, cioè uno degli aspetti appunto ricorrenti di queste polarizzazioni che anche gli analisti osservano è appunto la loro inefficacia, il loro assestarsi su livelli che non consentono un progresso nella comprensione reciproca. E a me sembra che uno degli aspetti che caratterizza questa inefficacia, che spiega un po' questa inefficacia, è da un lato l'eccessiva pretesa di trovare un accordo, o meglio di essere d'accordo, e dall'altro, ma le due cose vanno un po' insieme, una tendenza alla personalizzazione degli attacchi. Nel caso delle teorie, diciamo, dell'argomentazione, forse si può richiamare il principio ad hominem arguments, no? Esplorato da Douglas Walton. Perché dico che le due cose vanno un po' insieme? Perché quando si attacca una persona, un gruppo, per le sue caratteristiche, più che per le posizioni, gli argomenti o le scelte, le pratiche che sostengono, lo si fa in nome di presupposti o di qualità, diciamo, morali di cui, diciamo, si accusa l'altro di esserne privo, no? Quindi sono attacchi ispirati da un certo senso da un'idea di superiorità dell'interlocutore nei confronti della diversità rappresentata dall'altro. Proprio per questo queste polarizzazioni, questi attacchi diventano offensivi nei confronti del loro target. Vari esempi si potrebbero fare, ne abbiamo, secondo me, siamo stati testimoni di molti casi anche negli scorsi mesi, in cui anche opinionisti, attivisti, studiosi che desiderosi comunque di difendere posizioni che normativamente anche io condivido, come la difesa delle minoranze, poi sono scaduti in toni, in modi che sono risultati offensivi, no, per l'interlocutore. Cioè, il punto è che mi sembra che si adottino sempre più scorciatoie retoriche per non vedere l'altro e accusandolo quindi rispetto alla sua qualità, alle sue qualità interiori, e non vedere invece, non affrontare, non voler fare i conti invece con l'argomento, la diversità che l'altro porta. Quindi ho interpretato questa fallacia nelle contrapposizioni in questo senso, cioè come un eccesso di moralizzazione e di personalizzazione degli scontri. Questo è un po', insieme a tutti i dati appunto sui fenomeni di intolleranza, un po' il punto di partenza. Mi sono chiesto adesso sì. Ok, grazie. E mi sono chiesta appunto se si possa studiare più a fondo la relazione appunto tra diversi, per isolare alcuni elementi che possono contribuire a disinnescare questo loop, questa ricorrenza di elementi, tra cui appunto la moralizzazione, la personalizzazione degli scontri,
che li rendono inefficaci e appunto non consentono di prendere sul serio la diversità. In questo senso il contesto del seminario su embodiment e disembodiment mi dà una sponda, proprio perché mi sono un po' esercitata sulla possibilità di appunto trovare una via di uscita a questa spirale nella idea di un dire, rapportarsi alla diversità mediato dall'embodiment, mediato dallo spazio in particolare e dalla materialità, come vedremo. Quindi il punto è analizzare come fare spazio e come fare dello spazio un luogo inclusivo, un po' come sopra la scopa della famosa strega Rossella, protagonista della favola Room on the Broom, che ero solita leggere ai miei bambini da piccoli. Provo ad andare avanti sperando che funzioni. Ditemi se si vede. Ok. Quindi velocemente in tre parti il percorso di oggi. Prima una riflessione sul concetto di rispetto, che appunto sembrerebbe mancare, ma che cosa significa veramente e quale interpretazione del rispetto ci può aiutare in una appunto analisi delle relazioni tra diversi che superi i limiti che ho prima richiamato. La seconda parte sarà dedicata invece a situare la dinamica del rispetto nella spazialità e nella materialità e in terzo luogo, in accordo, insomma in coerenza con gli studi sulla spazialità religiosa che sto conducendo in questi ultimi mesi, anni, proverò ad applicare il ragionamento al caso dei luoghi e degli spazi condivisi. Parto quindi da un tentativo molto complesso, ero quasi tentata di lasciar stare a partire dal una volta insomma che mi sono confrontata con una letteratura particolarmente articolata sul tema del rispetto, ma forse vale la pena provare a entrarci un po' in punta di piedi per vedere che cosa davvero possiamo utilizzare di questo concetto rispetto al quale ancora diciamo le domande aperte sono moltissime. È un concetto infatti forse ancora problematico da un certo punto di vista. Un saggio della filosofa Robel Dillon nel 2022 fa un po' il punto sulle tante domande aperte, almeno tre ordini di questioni. In primo luogo, di che cosa si tratta? È un comportamento, un'attitudine, un sentimento? Quali sono i suoi aspetti distintivi rispetto a concetti simili come quello di reverenza, di tolleranza o di accomodamento delle diversità? E quindi anche da un punto di vista metodologico esiste un unico modo di rispettare? Un secondo insieme di domande riguarda i destinatari, no? A chi deve essere rivolto, in quali occasioni? Esiste qualcosa o qualcuno che deve essere sempre assunto come oggetto di rispetto? E se sì, in base a quali standard morali? È davvero un a priori, un presupposto, su quali basi e in ragione di quali principi morali siamo tenuti al rispetto. Naturalmente queste domande aprono a questioni di carattere anche filosofico, che e qui mi riappello comodamente alla distinzione disciplinare, lascio ai colleghi, insomma alle colleghe filosofe, non avendo gli strumenti per affrontarli a fondo, ma è importante aprirle, credo, anche per una analisi di taglio più sociologico, perché diciamo ci sollecitano a tornare su qualcosa che forse diamo un po' per scontato. Anche il tema dell'obbligazione morale, siamo davvero tenuti al rispetto in base a quale principio, ci appare forse un po' stridente rispetto a quello che è il principio normativo, insomma, condiviso nelle nostre società, per il quale appunto il rispetto si deve
a tutti e a tutte in base a un principio magari esteso di dignità della persona, per esempio, no? Che è un concetto ovviamente preponderante nel nostro scenario normativo su queste questioni. Però ecco, mi sembra significativo riporla perché i problemi che posto in apertura segnalano delle tendenze a, come dire, riproporre diciamo, nelle dinamiche sociali il rispetto con più facilità nei casi in cui in realtà dell'altro si condividono appunto le posizioni morali e personali e quindi, come dire, bisogna chiedersi se, come fa per esempio Italo Testa, se davvero il rispetto sia un concetto che consente il dialogo con chi è veramente diverso o se non sia magari invece un esito del dialogo. Cioè, possiamo dialogare anche con chi riteniamo non meritevole di rispetto oppure possiamo dialogare anche con chi riteniamo non meritevole della nostra stima. Sono concetti appunto complessi su cui provo a fare un pochino chiarezza successivamente. E qui ci aiuta, sempre con riferimento al caso del rispetto nella relazione tra persone e gruppi, una distinzione classica, che è quella proposta da Stephen Darwell nel saggio Two Kinds of Respect. Mi riferisco soprattutto ai primi due concetti di rispetto, quindi il rispetto di tipo valutativo, appraisal respect, che si definisce come la considerazione positiva di qualcuno o qualcosa a partire dall'attribuzione di particolari qualità in base a determinati standard. Diciamo che questa accezione di rispetto si avvicina a quello che potremmo chiamare anche stima, quindi una considerazione valutativa di tipo positivo. Il secondo caso, invece, nella distinzione di Darwell, appunto esclude una normatività di segno positivo, quindi recognition respect è il rispetto che possiamo indirizzare a qualcosa, a qualcuno, normativamente neutro, quindi potenzialmente anche compatibile con una valutazione normativa di tipo negativo, ma lo assegniamo alla luce di alcuni criteri che riguardano il ruolo e lo status sociale. Diciamo, per esemplificare, che se nel primo caso appunto il rispetto coincide con l'idea di stima, nel secondo caso qualcuno ha osservato che questa idea di rispetto si avvicina più a quella di reverenza o di diciamo, rispetto delle gerarchie e dei ruoli sociali. Pensiamo al classico modo in cui, per esempio, si usa il rispetto nelle relazioni educative, no? Devi rispettare i tuoi genitori, devi rispettare i tuoi insegnanti. Rispetto diventa formale e procedurale, per esempio, nel caso in cui ci si alza in piedi davanti a un giudice e così via. Si può però rispetto a questa distinzione aggiungere un elemento, una sfumatura. Nei primi due casi il rispetto è sempre posto in relazione a delle qualità o nel primo caso giudicate positivamente o a un ruolo, una posizione nel secondo caso. Secondo, per esempio, la Dillon si può aggiungere una specifica che lei chiama moral recognition respect. Quindi la considerazione di qualcosa o qualcuno basata sull'attribuzione di un valore morale intrinseco, e quindi qui ritorniamo all'idea appunto di dignità della persona a cui accennavo prima. Quindi in questo caso il rispetto può prescindere dalla posizionare il nostro interlocutore in un determinato ruolo ricoperto. Mi chiedo, diciamo, in apertura ho richiamato l'importanza di forme di rispetto non eccessivamente ambiziose, forse non basate necessariamente sulla condivisione di standard normativi o che non richiedono approvazione, no? E impersonali, quindi che non siano determinate da sentimenti o da interessi personali. Mi chiedo quindi quale rispetto possiamo avere in mente quando parliamo delle relazioni tra diversi, tra estranei, tra diversi,
E forse se lo alleggeriamo dal portato personale e normativo, per cui appunto il punto è rispettare quello che la persona dice o fa, non la persona in sé, possiamo anche argomentare che il rispetto possa essere appunto rivolto anche a coloro che non riteniamo meritevoli di stima o di considerazione positiva da parte nostra. E quindi questo tipo di rispetto è del tutto collocabile nella idea di recognition, respect, coincide con il tipo di rispetto che un bambino deve ai suoi genitori o che un alunno deve ai suoi insegnanti, o implica forse un grado di generalizzazione rispetto al ruolo un po' maggiore, no? Ma forse non tanto generale come nel modello morale della dignità della persona. Questa è una domanda, diciamo, aperta nella mia ricerca, quindi direi che quando io ho in mente il rispetto, ho in mente qualcosa che è un po' in between rispetto alle ultime due forme, no? Forse rispettiamo, siamo chiamati a rispettare l'alterità, la diversità, considerando non solo, non tanto appunto un'idea di dignità astratta, non necessariamente ruoli particolari che quelle persone ricoprono, ma un po' in between la loro legittimità sociale, no? Il ruolo di, per esempio, cittadini, il ruolo di membri della società che ricoprono, ma appunto la pongo come domanda aperta. Ora, mi sembra, vado a chiudere questa parte, che la teoria del riconoscimento ci offra una sponda, insomma, per appunto provare a delimitare ancora meglio il concetto di rispetto attraverso una concezione, diciamo, più procedurale, più performativa, che mi sembra appunto adattarsi ai bisogni, alle necessità che noi sperimentiamo se vogliamo provare a rispettare chi non stimiamo, detta in modo molto sintetico. Quindi le teorie del riconoscimento sono senz'altro del resto tra i riferimenti più diffusi nel dibattito, nell'analisi teorica sul concetto di rispetto. I primi due punti che riporto in questa slide sono punti proprio suggeriti da studiosi delle teorie del riconoscimento, che quindi dall'approccio di Axel Honneth partono per analizzare appunto il concetto di rispetto, che in Honneth ha un livello formale che fondamentalmente è fornito principalmente da leggi e da norme, insomma, o costrutti simili alle norme che possono garantire il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone. Partono da questa base, ma provano a vedere come però il rispetto potrebbe anche essere calato nelle relazioni tra gli individui. E quindi sottolineano come in questo senso bisogna approdare a un'idea di rispetto basata sull'agency, l'agentività, quindi il fare. Il rispetto è un atteggiamento interpersonale dialogico, quindi è sempre una forma di azione, mentre per esempio la tolleranza può essere anche espressa senza azione, no? Senza prendere azione. In secondo luogo, appunto, l'agency è stressata da questi studiosi delle teorie del riconoscimento non solo come caratterizzante chi rispetta, ma anche come facoltà attribuita all'altra persona, alla persona che si rispetta. Quindi l'agency è proprio un concetto fondante nella teoria del riconoscimento applicata al tema del rispetto, perché si sottolinea come rispettare significhi sempre e necessariamente lasciare agire, lasciare margine di azione, lasciare margine di manovra all'interlocutore.
In questo senso, quindi, la piena considerazione dell'alterità richiede un processo di decentramento del self. E mi sembra che questo tipo di teorie, ci dia una base coerente anche con una certa lettura del rispetto, reciproco e del rispetto tra estranei che si ritrova nella, tradizione sociologica. Penso in primo luogo alla base rituale del rispetto reciproco come condizione per l'incontro, che era già presente nella sociologia di Marcel Mauss, e a studi, diciamo, di Richard Sennett o di Adam Seligman su appunto il rispetto e la tolleranza, il rispetto tra estranei, che ne sottolineano l'importanza appunto non solo di una agency, di un'azione, ma anche di un'azione di tipo procedurale che si affidi a dei copioni sociali, diciamo, condivisi, e che non necessariamente implichi coinvolgimento negli strati più interiori e profondi, no, della nostra persona, quindi non necessariamente un coinvolgimento intersoggettivo, non necessariamente sincerità. Mi fermo rispetto all'analisi, diciamo, più teorica del concetto di rispetto, quindi arrivando a una concezione, diciamo, un'ipotesi, no, di lavoro, che è appunto un'idea performativa e procedurale di rispetto, che forse ci può aiutare a metterne a fuoco le caratteristiche, almeno come si può ritrovare questo livello, diremmo forse minimo, no, di riconoscimento dell'alterità nelle nostre società. E provo, abbiamo detto, quindi una concezione performativa basata sul fare, no? E sul lasciar fare, quindi prendere spazio e dare spazio. Prima dell'azione, gli studi sulla spazialità ci dicono appunto che esiste qualcosa. Quindi, prima di entrare nel merito e capire quindi anche come si può performare il rispetto, penso che sia davvero importante provare a situarlo, a incorporarlo dentro quello che davvero è effettivamente lo spazio di mezzo tra la nostra cognizione e la nostra performance, cioè lo spazio e la materialità. Ora, lo spazio, sappiamo, non è semplicemente uno sfondo e non è nemmeno semplicemente il contesto, diciamo, in cui avvengono le cose. Il presupposto forte di questo ragionamento si trova già nella sociologia dello spazio di Georg Simmel agli inizi del XX secolo, che appunto insegna come la relazione reciproca, la relazione tra spazio e relazioni sociali, sia una relazione appunto di reciprocità, essendo lo spazio una condizione che pone limiti alle seconde, ma allo stesso tempo anche un insieme di simboli che esprime le relazioni sociali e quindi le rende possibili. E in questo senso, come anche nella intuizione fondamentale di Emile Durkheim, lo spazio riflette e contribuisce a sistemi simbolici, a sistemi di classificazione simbolica che organizzano la vita sociale, ma anche la vita morale, la vita normativa, no? Quindi, se la sociologia classica pone bene, diciamo, le basi di una concezione appunto di reciprocità tra le relazioni sociali, anche il sistema simbolico delle nostre società e la spazialità, altri contributi, come su tutti, diciamo, il contributo di Lefebvre, ci aiuta anche a collocare il ruolo della cultura, no? Rispetto alla spazialità. Quindi la produzione e la riproduzione dello spazio che avviene attraverso la cultura. Nella distinzione classica di Lefebvre, su cui adesso non posso soffermarmi più di tanto, ma è importante richiamarla perché è davvero sempre utile ed è stata portata avanti in molti modi anche nello studio della spazialità religiosa. Lo spazio, diciamo, esiste un livello di rappresentazione dello spazio, quindi lo spazio concepito, per esempio lo spazio pianificato dagli architetti, dagli artisti, che può risultare anche in spazi distanti dalla vita sociale,
dalla vita delle persone, ma allo stesso tempo sono spazi che esercitano un'autorità, no? Sui corpi e sulle pratiche. Esistono rappresentazioni dello spazio, quindi immagini, simboli associati agli spazi che possono invece derivare, diciamo, più dal basso, quindi da chi propri di chi quegli spazi li abita e li utilizza. Sono appunto rappresentazioni sempre mediate culturalmente dalle tradizioni e dalle simbologie. In questo alveo vale la pena richiamare questo concetto di terzo spazio formulato da Ezzoia, uno dei più importanti teorici sulle formazioni spaziali in rapporto al tema dell'equità e della giustizia sociale, che appunto ha messo a fuoco come alcuni spazi, alcune rappresentazioni legate a determinati spazi sono un ambito, un esercizio di critica sociale, no? Sono esercizi in cui è possibile, soprattutto per i gruppi marginali, formulare altre visioni appunto simboliche in contrasto con quelle rappresentazioni appunto dello spazio che esercitano su di noi un'autorità. Qui c'è tutta una letteratura interessantissima anche in raccordo appunto a questa idea di terzo spazio negli studi postcoloniali, nelle teorie femministe e antirazziste. Recentemente ho incrociato questo bel libro di Bell Hooks, Sentirsi a casa, una cultura dei luoghi, che un po' appunto incrocia questo tipo di approccio. È interessante anche che in Soia questa idea di terzo spazio abbia quasi una connotazione mistica. È un concetto formulato in analogia con l'Aleph, no? L'idea di spazio infinito formulata da Borges. E poi ecco una terza dimensione, che è quella invece dello spazio praticato, uno spazio esperito tramite la percezione legata all'uso, e quindi all'uso continuo, no? La ripetitività dei gesti nelle nostre giornate. E quindi è uno spazio di significati che vengono dati poi alla fine per scontati, che entrano un po' che sono un po' ispirati dall'habitus, che entrano un po' nel senso comune delle nostre vite. Ho provato a partire da qui per vedere appunto come possiamo leggere nello spazio la relazione tra diversi. Questo tipo di discorso è stato ovviamente caratterizzato, cioè collocare la relazione tra diversi, tra estranei nella spazialità ha significato soprattutto nel vocabolario della modernità appunto il discorso parlare di prossimità e di distanza, no? Quindi i due termini chiave di questo tipo di ragionamento dall'avvento della modernità, della metropoli come emblema della modernità, è stato proprio articolato attorno a questi due concetti di prossimità e distanza. Sono usati diffusamente da molti pensatori dello scorso secolo. Mi piace richiamare appunto questo uso anche che ne fa per esempio Roland Barthes nel ciclo di lezioni How to Live Together, che richiama questa parabola amata anche da Schopenhauer e da Freud, dei due porcospini che si avvicinano nel freddo per tentare di scaldarsi, e però devono trovare una distanza per non pungersi, no? Reciprocamente. E Barthes la commenta così: a quale distanza dovrei tenermi dagli altri in modo da poter costruire con essi una sociabilità senza alienazione e una solitudine che non divenga esilio? Ora, quindi diciamo la suggestione è la pratica del rispetto come intreccio tra forma mentis, ma anche atteggiamenti e performance, può essere anche riformulata come giusto equilibrio tra la prossimità e la distanza. E la diagnosi classica di Simmel, che forse insomma ci è a tutti e tutte familiare, è che la prossimità
esperita, vissuta, esasperata nella dimensione della metropoli, si associ al processo di indifferenza, ancora prima, diciamo, al processo di intellettualizzazione, no? In Simmel la prossimità sarebbe, richiama appunto l'insieme di percezioni, quindi anche i sensi, mentre la distanza richiama i processi astratti e intellettuali. Prossimità e distanza sono sempre combinate in ogni relazione umana. La vita della città moderna è caratterizzata da una crescente prossimità e una crescente indifferenza nei confronti di chi è spazialmente vicino, no? Quindi, diciamo, la prossimità che dovrebbe richiamare l'embodiment, di fatto, nella intuizione fondamentale di Simmel, provoca il disembodiment, provoca esattamente il contrario, provoca un'esperienza impersonale dello spazio. E quindi una, diciamo, la diagnosi è quella dell'oggettività fredda e alienante, no? Dovuta appunto all'intellettualismo e al contatto incessante con una infinità di persone. E quindi a quel lato interno di questo, del tentativo di contenimento della prossimità, è appunto colorato dall'indifferenza. Più ampio e più denso e eterogeneo è lo spazio in cui ci muoviamo, e più il principio dell'impersonalità regola la distanza tra i componenti delle cerchie sociali. E questo ovviamente influisce sulla posizione dello straniero, dell'estraneo, come sottocategoria, insomma, specifica di outsider, in cui forse lo stesso Simmel si riconosceva come ebreo cosmopolita, diciamo, nella Berlino della, appunto, dell'esplosione moderna. Ecco, molti altri si potrebbero richiamare, insomma, gli studi di Le Bon sulle folle, l'idea di irrazionalità collettiva, ma insomma, tutti questi contributi, anche Freud, Canetti, hanno comunque indicato che essere circondati da persone che non conosciamo conduce o appunto all'indifferenza o alla irresponsabilità in qualche modo. Come allora ripensare invece un engagement oggi con lo spazio urbano così caratterizzato dalla diversità che non si traduca in indifferenza? Ci sono state molte proposte negli anni soprattutto 60 e 70 sul tema della comunità nella città, quindi come ricreare delle comunità significative dentro la dimensione urbana. Io invece sono stata più convinta da un approccio di segno molto diverso, cioè che ricerca la fuoriuscita dall'indifferenza nello spazio popolato da diversità non attraverso la rifondazione di una dimensione comunitaria, ma attraverso modalità spaziali che facilitino appunto lo stare nella complessità e che appunto un po' controintuitivamente, sull'omogeneità si basino sulla ambiguità e sul disordine. Richiamo appunto l'approccio di Richard Sennett, che ho ricostruito e studiato un po' negli ultimi mesi, e che si fonda proprio su questa idea che, a partire dal suo classico studio negli anni 70, The Uses of Disorder, che poi, insomma, ha dato vita a dei filoni di studio interessanti e che poi ha portato, no, fino ad oggi. Il punto è che la spinta modernista ha imposto un ordine alle città, oggi spinto anche dalla globalizzazione e dal nuovo capitalismo. Le città del XX secolo sono fondamentalmente marcate da questa spinta all'ordinamento, anche, diciamo, che rispecchia anche un'idea di divisione del lavoro, un'idea di separazione
delle zone, delle attività, delle zone per diverse attività e per diverse cerchie sociali, quindi un'organizzazione della città secondo il principio dello zoning, no? Che poi ha molto regolato anche per esempio l'accesso delle famiglie alle scuole, cioè il fatto che le città siano organizzate per zone in cui ci sono distinti servizi per distinti classi sociali. Poi sappiamo insomma che le città oggi vedono spinte anche al rimescolamento delle carte. Però insomma questa tendenza alla sovradeterminazione secondo l'approccio di Sennett ha lavorato esattamente nella direzione contraria rispetto alla sfida di facilitare la convivenza tra diversi. Per Sennett invece appunto il disordine ha un potenziale pedagogico anche in termini di riorganizzazione del self. Questo è un passaggio secondo me molto importante. Infatti Sennett diciamo è ispirato dalle lezioni di Erickson che in qualche modo ha formulato questa idea del less self, more other, no? Proprio il punto del decentramento cui mi riferivo prima, quindi esattamente il decentramento che serve per il rispetto, ma che appunto non è solo una questione di mindset, ma richiede anche proprio una postura nello spazio, una questione appunto di prossimità o distanza. E quindi Sennett si chiede se si può intenzionalmente, diciamo by design, includere disordine nella città e quindi far sì che edifici, strade, spazi pubblici perdano di fissità e quindi siano, diciamo, palestre, spazi in cui si può allenare chi li abita o li attraversa appunto ad un costante disordine. Disordine che è messa in discussione, abbandono di assolutismi e che appunto può arrivare anche a mettere in dubbio le immagini di se stessi. Scrive Sennett di unbridgeable distances, the necessary silences between people who differ should be acknowledged and respected. Quindi si tratta quindi di ricercare il modo di sollecitare relazioni non comunitarie, ma relazioni di coesistenza, di convivenza, in cui le persone imparino ad accettare un certo grado di disordine attraverso appunto il contatto con diversità che non necessariamente coinvolgano gli strati più profondi della persona. Per Sennett in questi spazi è il corpo in relazione, non tanto la interiorità. L'idea appunto di prossimità che ha in mente Sennett è un'idea ispirata dal concetto di neighborhood di Levinas, un concetto molto complesso che ho provato ad affrontare ma su cui adesso non mi dilungo, appunto però che significa un po' questo, no? Relazioni di vicinato in cui è impossibile la fusione, è impossibile o comunque non è il presupposto, non è la ricerca dell'ibridazione, dell'appunto contatto profondo, ma la appunto coesistenza nel rispetto dei margini spaziali di manovra di ciascuno. E quindi ecco, è molto interessante seguire Sennett nelle sue analisi sulle città, ha lavorato tanti anni per l'UNESCO, no? Come in un approccio che possiamo chiamare di urban design, per provare a vedere come appunto gli spazi possono essere intenzionalmente costruiti in modo da far sì che diventino un po' palestre di esperienza del disordine e quindi del rapporto con la diversità. Ci sono degli aspetti, degli elementi, degli ingredienti di questi spazi che secondo Sennett sono caratterizzanti appunto nell'idea di open city e sono l'incompletezza, la non linearità e la porosità, quindi spazi che possono essere appunto non del tutto sovraordinati, non del tutto non concepiti fino alla fine, che quindi possano mantenere una dimensione di indefinitezza che ne consente appunto la porosità. Cioè, Sennett riprende questa distinzione tra boundaries e borders, no? Che viene
che era stata formulata in ecologia fondamentalmente, per dire che uno spazio aperto è uno spazio in cui è uno spazio dotato di confini, nel senso di borders, ma non di delimitazioni strette. I confini sono, diciamo, richiamati dal concetto di border, sono confini porosi, un po' come quelli della parete cellulare, quindi che permettono lo scambio, l'ingresso e l'uscita. Sono spazi in cui più cose accadono nello stesso tempo, quindi contrariamente a quella distinzione di ambiti, di ambienti per azione, per funzioni, che è un po' la tendenza a organizzare le nostre città. Sono spazi in cui più cose succedono nello stesso tempo e quindi più gruppi sociali, più persone possono fruirne simultaneamente. E sono spazi quindi sempre un po' uncomfortable, cioè un po' sfidanti, in cui non ci si sente necessariamente a proprio agio. E questo punto, secondo me, diciamo, l'ho ritrovato molto coerente cioè questa idea controintuitiva per cui la convivenza tra diversi è più compatibile con il disconforto, diciamo, con la mancanza di agio, l'ho trovata molto coerente con quello che è la lezione che per me è stata molto importante, insomma, di Goffman su come funziona la vita pubblica, no? Questo è un libro che forse abbiamo letto tutti, ma insomma che è un po' su cui molti oggi tornano, e forse non a caso, in cui Goffman spiega che la vita pubblica richiede, si basa, implica una continua interpretazione di azioni performate, un continuo e spontaneo aggiustamento interpretativo reciproco tra le persone, quindi aggiustamenti di tipo informali e reciproci adattamenti che si basano un po' sul principio dell'autoregolamentazione, cioè quando noi ci troviamo ad interagire nella vita pubblica, naturalmente, anche se è un termine che non è forse appropriato, regoliamo la nostra performance, le azioni in base appunto all'interpretazione della situazione, posizionandoci tra l'agio e invece l'allerta, no? E quindi questo esercizio è un esercizio continuo in cui appunto si giostrano le performance sociali e che viene un po' invece inibito in quegli spazi, in quei contesti in cui per esempio la conformazione e il design vanno più nella direzione per esempio dell'agio che non in quella del disconforto e dell'allarme. Qualcuno oggi parla di un interessante saggio di Pavoni e Brighenti, parla appunto di atmoculture, di atmocultura come tendenza oggi negli spazi pubblici alla sovraregolamentazione delle atmosfere, no? Anche attraverso le infrastrutture digitali, non solo giuridiche, per cui il punto del design, dell'intervento nella gestione spaziale della città è evitare il disconforto, evitare il disagio, insomma, quando appunto invece questa attività spontanea di collocarsi, di sapersi comportare tra agio e allarme è forse un aspetto, insomma, appunto vitale della nostra performance, del nostro modo di stare nello spazio. Da ultimo, vado insomma un po' veloce su questo, sempre più gli studi sulla spazialità anche urbana si vanno a intrecciare con gli studi sulla materialità. Allora, questo è un altro fronte molto ampio che tocco solo un po' appunto sorvolandolo, sapendo che anche qui mi muovo su una letteratura ormai veramente vasta e complessa, ma che fondamentalmente ci richiama, insomma, la nostra attenzione su questi punti. Intanto non esistono solo spazi, ma esistono anche oggetti, dispositivi, assemblaggi, insieme di
appunto di elementi materialità che come lo spazio vanno a mediare la nostra, le nostre relazioni e la nostra, il nostro modo di stare al mondo, diciamo, no? Quindi gli studi sulla sociomaterialità ci suggeriscono appunto che il sociale e il materiale sono inestricabilmente correlati, cosiddetto principio dell'entanglement. Non solo le persone, ma anche gli oggetti sono dotati di una loro, agency, di una loro, nel senso, diciamo, ovviamente in un senso diverso rispetto all'agentività umana, ma qui si richiama per esempio il principio, il concetto dell'obstinacy, cioè il fatto che la presenza fisica degli oggetti altera l'insieme di azioni in un ambiente, no? Orienta i movimenti nello spazio e sollecita, pensiamo per esempio come gli oggetti sollecitano la memoria, quindi positiva o negativa, e quindi possono suscitare emozioni, eccetera. Quindi le cose formano dispositivi e assemblaggi per l'esecuzione e l'azione sociale e assumono continuamente significati in relazione ai contesti d'uso. Questo è molto importante quando studiamo la, la materialità negli spazi religiosi, perché ovviamente è particolarmente evidente come appunto la il significato associato agli elementi materiali che si incontrano è fortemente in relazione al loro contesto d'uso, il contesto per esempio di uno spazio sacro, no? E sappiamo che appunto i contesti d'azione assegnano dei significati agli oggetti, ma poi nelle nostre vite gli oggetti transitano tra in ambienti diversi e possono acquisire anche appunto nuovi significati al di là di come le nostre norme sociali li assegnerebbero appunto ai diversi contesti. Nell'idea di Open City, per esempio, l'assemblaggio tra di oggetti e dispositivi è anche una risposta agli spazi incompleti, cioè le persone usano per esempio elementi che non sarebbero previsti in quello spazio per svolgere funzioni in essi. E da ultimo l'idea del network, quindi quando studiamo i network non dovremmo studiare soltanto le relazioni, i network, diciamo, segnati dalle relazioni tra persone, ma anche le reti materiali, per esempio le reti di beni che andrebbero appunto studiate in modo simmetrico. Mi fermo qui per non prendere eccessivamente tempo e passare alla terza sezione. Perché provare quindi a, a studiare il rispetto praticato nella dimensione spaziale e materiale religiosa? In realtà ci potrebbero essere molti altri casi, si potrebbe studiare come le relazioni rispettose si possono compiere per esempio nello spazio di una... l'esempio che più mi suona familiare a partire dai miei studi precedenti è quello per esempio dello spazio scolastico, anche solo di una classe, di un'aula, e quindi come gli elementi spaziali e gli elementi materiali anche esprimono dei simboli nella classe, potrebbero, no, essere concepiti in modo da facilitare o appunto relazioni inclusive e relazioni rispettose. Pensiamo a quanto è importante appunto muovere e costruire lo spazio di una classe scolastica, pensiamo anche a tutta la questione dei simboli no, nelle classi. In questi anni appunto mi sto occupando soprattutto di spazi religiosi e quindi ho provato a far calare questa riflessione in questo contesto, considerando che peraltro gli spazi religiosi esprimono comunque appunto la alterità della religione che appunto forse si pone in alcuni casi come particolarmente significativa e forse particolarmente difficile da maneggiare ancora nelle nostre società. Ieri parlavamo di post-secolare, insomma,
come riusciamo oggi ancora a concepire la relazione tra secolare e religioso, tra diversamente religioso in contesti secolari, ancora presenta molti nodi. Quindi forse vale la pena entrare in questo insieme di studi che ovviamente ha coniugato la cosiddetta svolta negli studi sullo spazio e negli studi sulla materialità nell'alveo degli studi sulla religione. Molti temi che sono stati messi a fuoco in questo percorso, che è un percorso molto multidisciplinare, in qualche caso anche fortemente transdisciplinare. Ricostruire questa storia appunto è la ricostruzione di una storia l'abilità nei confini tra diverse discipline, tra la storia, la geografia, la sociologia delle religioni, ma anche l'architettura, no? Non ho il tempo di entrare eccessivamente nel merito, mi limito a ricordare che ci sono dei anche uno degli ultimi numeri della nostra rivista Annali di Studi Religiosi è stata dedicata a una ricostruzione di questa insieme di prospettive che hanno coniugato la svolta spaziale e materiale nello studio degli spazi religiosi. È il numero curato da Maria Chiara Giorda e Marian Burkhardt, la sezione curata da Maria Chiara Giorda e Marian Burkhardt, Materializzare la tolleranza. Alcuni dei punti che sono stati illuminati da questa coniugazione di materialità e spazialità negli studi sulla religione sono naturalmente l'esplorazione delle forme e delle proprietà degli spazi sacri, gli spazi sacri che possono essere ovviamente portati, no, su cui si può ragionare anche in contesti più, possiamo dire, estremi come lo spazio virtuale, no? Quindi come anche nello spazio digitale o virtuale può essere materializzato il sacro. Qui abbiamo avuto poche settimane fa, insomma, la testimonianza dello studio di Alessandra Vitullo, ma sono diverse, no? le persone, studiosi e studiose che provano a fare questo esercizio. Ma insomma è evidente che, soprattutto in una prospettiva che concepisce lo spazio sacro non come spazio, diciamo, in cui la sacralità è intrinseca, ma deriva da pratiche di sacralizzazione, è evidente come la dimensione spaziale e materiale sia veramente in primo piano, no? Ma anche appunto come le religioni e le comunità, le religiosità si esprimono in relazione allo spazio, gli studi sulla urban religion, come le comunità e i gruppi mettono in atto strategie rispetto ai luoghi religiosi, strategie per l'acquisizione ma anche per far sì che questi luoghi sopravvivano nel tempo. L'idea di infrastructuring religion proposta da Marian Burkhardt, che appunto si rivolge proprio a come la materialità struttura la religione nello spazio urbano e ne definisce un po' appunto il ruolo, il legame con lo spazio secolare. Conflittualità, coesistenza rispettosa, appunto in luoghi condivisi, non fissi e non sovradeterminati, arriveremo appunto nel merito adesso. Questo insieme di studi è anche un insieme di studi caratterizzato dal dibattito sul metodo, perché pensare allo spazio e alla materialità nello studio della religione richiede anche di interrogarsi su come quindi studiare la dimensione religiosa in una prospettiva del tutto nuova e diversa, e ulteriori temi si stanno affacciando come quello appunto della sostenibilità ambientale. Vado alla ultima parte appunto della mia relazione, provando a appunto esemplificare alcune domande di ricerca considerando i casi appunto di luoghi e spazi religiosi in cui comunque possiamo provare a esercitarci appunto rispetto alla considerazione del come si può compiere il rispetto e quali sono gli elementi che lo
che lo influenzano. Quando parliamo di spazi religiosi possiamo con molta semplificazione un po' aver presente questa distinzione. Ci sono da un lato i luoghi di culto, cioè i luoghi di culto, i luoghi religiosi possono essere distinti in luoghi a disposizione di una determinata religione, gruppo religioso, oppure luoghi che siano condivisi tra più gruppi. Nel caso della condivisione abbiamo almeno due specifiche, no? Ci sono luoghi che sono condivisi in senso diacronico, quindi che nel tempo hanno visto l'uso e l'appartenenza di diverse comunità di fede, di diverse comunità, pensiamo all'esempio classico di Santa Sofia in Istanbul, luoghi che invece sono condivisi sincronicamente, quindi che sono appropriati, che sono stati appropriati o per ragioni, diciamo, sia per ragioni top down, quindi di intenzionale destinazione dei luoghi, che per processi più spontanei dal basso vedono la compresenza di diverse comunità religiose simultaneamente, e tra questi il caso specifico delle sale multifede, cioè di quei luoghi più circoscritti, sale, appunto stanze, che sono sempre più edificati, creati all'interno di istituzioni come appunto per esempio i campus universitari o gli ospedali, ma anche in spazi di transito come le stazioni o gli aeroporti. Ci torneremo in un minuto. Volevo appunto adesso brevemente soffermarmi sul caso dei luoghi di culto per le singole comunità. Vi riporto così uno stimolo che deriva un po' dall'indagine sui luoghi a Roma, perché diciamo, indagare questo tipo di luoghi nella prospettiva che ho appunto proposto fin qui, nel caso di Roma significa indagare come appunto queste presenze, che sono sempre più molteplici, possano o meno aprire la città, possano o meno rappresentare un vettore per cui davvero il confronto tra e con le diversità religiose sia una palestra, no? di apertura e di rispettosità. E qui la domanda, insomma, su cui io mi sono soffermata è: in un contesto in cui noi abbiamo alcuni progetti, alcuni luoghi di culto che sono emblematici, esprimono la diversità religiosa, ma da un punto di vista diciamo su un palcoscenico della rappresentazione di questa alterità, che storicamente si è compiuto forse non a caso a Roma, proprio perché Roma rappresenta la città religiosamente globale, no? Proprio per la presenza del Vaticano, proprio per Piazza San Pietro abbiamo avuto luoghi di culto che esprimono questa diversità a un livello macroscopico, no? I grandi progetti, dalla sinagoga che è lì dal 1903, da San Paolo dentro le mura, che rappresenta l'alterità del protestantesimo, al San Paolo fuori le mura, fino alla grande moschea dell'84, un progetto enorme in uno spazio meraviglioso ma lontano dalla vita delle persone, sino anche al tempio buddista, che è uno dei più grandi d'Europa, nel 2013, o anche il tempio mormone, questo grande progetto che si è compiuto solo recentemente, che veramente appunto anche questo si esprime in un modo scenografico, quasi per dire sono all'altezza di San Pietro, no? Però in una città in cui la diversità religiosa storicamente si è proposta in questo modo abbiamo anche questo, cioè abbiamo anche una serie infinita di sale, di spazi ricavati nelle maglie più strette della città, che ci raccontano invece di una diversità molto meno visibile. Quindi il problema è, da un lato abbiamo una visibilità che però assomiglia un po' agli spazi rappresentati, no, di Lefebvre, quindi degli spazi imposti, degli spazi concepiti, interamente concepiti e pensati, che si impongono
ma che non aderiscono del tutto alla vita delle persone. E poi ci sono spazi invece vissuti nel quotidiano che però non sono visibili. Quindi qui c'è il grande problema, insomma, del riconoscimento, ovviamente anche giuridico, dei luoghi di culto, ma questi che vedete nella parte inferiore della slide sono tutti luoghi di culto: una chiesa ortodossa, un centro evangelico, un tempio induista, e così via. Quindi ecco, quello tutto a destra è un tempio Sikh, sono ricavati in negozi, in scantinati, in ex garage. In che misura questi spazi sono in relazione con lo spazio urbano? In che misura lo aprono, lo rendono poroso? In che misura sono appunto accessibili a diversi gruppi sociali? E quindi in che misura si pongono come vettori, diciamo, come elementi che aumentano la capacità della città di porsi come città aperta in cui si possa praticare il rispetto? In che misura questi luoghi sono in relazione appunto con lo spazio urbano, quando per esempio il tempio buddista che abbiamo visto in apertura prima è collocato in un ambiente assolutamente, diciamo, di difficile accesso, come un complesso industriale, no? La foto in alto, e quindi di quale porosità possiamo parlare in una situazione di questo genere. Diverso è interessante però anche studiare quando le religioni e le comunità si appropriano invece di spazi secolari, diciamo così. La foto in basso richiama la serie di manifestazioni che diversi anni fa sono state fatte da parte della comunità musulmana appunto per richiedere il riconoscimento di luoghi di culto. Era un tempo in cui si chiudevano molte sale di preghiera per ragioni appunto legate alla sicurezza, ma la comunità ha invaso la città in diversi punti emblematici, no? Quindi lo studio della porosità della città in relazione ai luoghi di culto può essere proprio fatto anche considerando appunto non solo i luoghi ristretti, ma le manifestazioni che portano le comunità dei luoghi fuori. Vado appunto velocemente, sto già, diciamo, approfittando di qualche minuto in più. Un altro caso su cui si possono esercitare domande di ricerca che riguardano appunto il rispetto come insieme di caratteristiche spaziali e materiali che possono favorire l'incontro tra diversi e la pratica appunto della coesistenza, si possono indirizzare al caso dei luoghi condivisi. Interessante soprattutto il caso dei luoghi condivisi sincronicamente, quindi di quei siti che hanno una valenza importante, sacra, religiosa o spirituale per più di una comunità. Vi cito questo progetto molto interessante, Shared Sacred Sites. Potete usare il link che ho inserito qui per visitare queste pagine davvero molto, molto interessanti che meritano, insomma, di essere scorse. Sono Story Maps, è un progetto che è stato portato avanti da alcuni colleghi e colleghe a livello internazionale, tra cui Dionigi Albera, Pennicaud, Karen Barclay. Qui mi sono accostata anche grazie, insomma, al lavoro insieme al gruppo Sharp, che ricostruisce la storia e proprio anche la storia spaziale e materiale di siti e luoghi in cui diverse comunità in tutto il mondo, anche soprattutto con attenzione al contesto, diciamo, medio orientale, sì, nel Medio Oriente, nell'Asia meridionale e in Africa si recano appunto comunità di diverso tipo. Questa è una foto tratta dalla Story Maps che riguarda la sinagoga di Ghibra in una isola del sud della Tunisia. E anche appunto
gli studi sulle condivisioni spaziali hanno posto questo tipo di domande riguardo a questi luoghi, e ho provato un po' a riformularle in coerenza con questo percorso di studio sul rispetto. Quali elementi spaziali e materiali facilitano la coabitazione? Come il materiale e l'intangibile, per esempio l'insieme di suoni e di odori in questi luoghi, gli oggetti e gli assemblaggi possono mediare il rapporto tra persone e spazio nelle pratiche di sacralizzazione e tra diversi gruppi. Ci sono diversi modi in cui possiamo studiare appunto la relazione mediata materialmente tra i gruppi, come è facilitata la relazione rispettosa. Un ultimissimo punto riguarda le sale multifede e del silenzio, cui accennavo in precedenza. Prendo veramente solo un minuto finale per portarvi un po' dentro questo studio che stiamo conducendo nel contesto noi familiare della Fondazione Bruno Kessler, che sta appunto portando avanti una riflessione sulla possibile creazione di una sala multifede. L'indagine che stiamo conducendo attraverso una piccola survey stata dedicata a tutto il personale e una serie di focus group che stiamo svolgendo è veramente un'indagine su come si può ricercare spazialmente e materialmente il rispetto reciproco. La parola rispetto è emersa moltissimo nei focus group senza che io l'abbia sollecitata, soprattutto quando appunto si arrivava a discutere di come questo spazio potesse essere organizzato, allestito, di quale nome potesse essere assegnato a questa sala, di quali oggetti sarebbero dovuti essere inseriti e quali non dovevano essere inseriti, di quali usi e pratiche potevano essere svolte all'interno e quali dovevano essere invece considerate appunto inopportune perché non rispettose. Vi condividerò a breve i risultati di questa ricerca, ma mi premeva già darvi un'anticipazione sul fatto che significativamente il tema della multifunzionalità, della flessibilità, della indefinitezza, quindi di una sala non strutturata del tutto, è emerso chiaramente proprio in relazione alla possibilità che questa sala fosse il più possibile rispettosa delle diverse sensibilità e delle diverse prospettive in FBK, quindi sia di coloro che vi si rivolgeranno per davvero un'attività di tipo religioso spirituale, sia di coloro che magari invece vi si rivolgeranno con intenti diciamo di meditazione o di riflessione personale. Tante sfumature su cui lavoriamo tra spiritualità e religione che è difficile insomma appunto incapsulare. Importante appunto questo tema della flessibilità, della multifunzionalità, anche della presenza di elementi naturalistici, ma anche vuoto di ornamenti, quindi quali oggetti dovrebbero essere evocativi, capaci di evocare significati per più sensibilità e quali invece sono esclusivi e quindi appunto dovrebbero magari essere contenuti o esclusi. Un tempo avrei interpretato queste tendenze come in linea con la secolarizzazione, no? Quindi una individualizzazione dell'esperienza religiosa in chiave insomma cristiano-protestante, ma nell'accezione insomma della città aperta mi chiedo se invece questa indeterminatezza, questo minimo di ambiguità dentro questo spazio possa invece essere un elemento importante perché questi spazi siano davvero delle palestre di rispetto tra diversi. Credo di aver preso già troppo tempo e quindi mi fermo qua. Grazie. Grazie infinite, Valeria. Applauso.